ciao a tutti, con questo video proverò a iscrivermi al Greste anche quest'anno. Abbiamo proposto le iscrizioni online, allora ho chiesto a Stefano di non rivelarmi nulla sul nuovo programma per le iscrizioni. Proverò adesso a attivarlo, così se riesco io penso che ce la farete anche voi, ce la facciate anche voi. Allora, io adesso veniamo su internet, quindi andiamo e scriviamo l'indirizzo foglia punto oratorio leno punto it. Eccolo qua, guardiamo cosa mi dà. Eccoci arrivati alla questa schermata, abbiamo il logo dell'oratorio, nuovo anche quest'anno, nuovo anche questo tra l'altro, poi la schermata viola che ci porta ai posti disponibili, abbiamo le varie fasce d'età, mini Grest, prima terza elementare, quarta quinta, le medie, il summer on the road e cucite e pittura. Vedete che per ogni fascia d'età c'è il numero massimo di posti disponibili, questo perché una è una prova effettuata. Oh, quindi cominciamo, dai. Successivo. Fin qua tutto bene, abbastanza facile. Qui mi chiede l'anagrafica, quindi cominciamo col mio nome, Davide, cognome Colombi, nato. Qui in alto vedete che c'è l'anno, quindi clicchiamo qui sopra. Andiamo alla mia data di nascita e siamo al 74, così imparate anche quando sono nato. Andiamo a mese di ottobre, il 27, ok, quindi data di nascita inserita, maschio, classe frequentata, facciamo conto che io frequenti la prima superiore, va bene così, e qui mi dice di inserire nello spazio delle note, quindi se abbiamo qualche allergia, qualcosa, facciamo conto che io abbia allergia al polline, allora allergia polline, ok, inviato, benissimo, avanti così, mi chiede il passo numero 2 di indicare una mail, allora ecco la mia mail. chiocciolalibero.it. Dopo la mail mi chiede di inserire il numero di telefono, mettiamo il mio numero di telefono, 338, un numero secondo per altre esigenze, quindi mettiamo un secondo numero, 030, residenza, qui cerchiamo l'indirizzo. Allora, vediamo se mi dà solo il paese oppure mi deve mettere anche la via, cominciamo con... Vediamo Leno, oppure mettiamo anche la via. Via Re Desiderio, ecco, mi dà anche Leno, eccolo qua, perfetto. Avanti, quindi, vabbè, perfetto, successivo. Proseguiamo. Allora, vedete che se io volessi andare avanti, non ho ancora compilato il campo, non mi fa andare avanti, quindi perché è impossibile andare avanti se non ho completato le varie fasi. Quindi qua mi chiede la fascia di appartenenza. Io, avendo fatto, come prima indicato, la prima superiore, farei parte, ipoteticamente, del Summer on the Road. Segnato, a questo punto, avanti col passaggio. Qui mi chiede di selezionare le settimane di partecipazione. Sono 3 settimane, 4 in realtà per il mini Grest, ma essendomi iscritto al summer, quindi sono solo 3. Devo selezionare ogni settimana di frequenza. Facciamo conto che io le faccia tutte e 3. 1, 2 e 3. Se ne avessi fatte solo 2 avrei segnato, non lo so, o la prima, la seconda, la prima, la terza e via dicendo. Mi occorre la mensa? Sì, ok. Anche la preaccoglienza? Sono grande, però facciamo conto che mi occorra anche la preaccoglienza. Avanti. Ora, questo qua è l'informativa per la privacy, cioè per come noi gestiamo i dati personali, qua lo leggete con calma e poi occorre mettere il nome del genitore che autorizza per la privacy. Facciamo conto che mio padre si chiami Mario,
e Colombi il cognome. Dai il consenso, qui mi chiede la spunta. Ok, posso andare avanti? Sì, perfetto. Ah, vedete che qui mi indica anche l'importo della partecipazione alle spese che è chiesto per l'iscrizione per le 3 settimane al Summer on the Road. Quindi nella misura in cui voi compilate le varie pagine che sono necessarie, secondo 1, 2, 3 settimane o 4 per il mini crest, con o senza mensa, troverete già automaticamente l'importo per saldare la quota di partecipazione. A questo punto mi dice di inviare il tutto. Inviamo. Ok, mi appare questo codice QR, questo è un codice QR, oppure anche il codice di registrazione che qui sotto è 000049. Mi è arrivata la mail, eccola qua, controlliamo. Questa mail mi chiede di confermare, Tiguan non mi interessa, mi chiede di confermare l'iscrizione. A questo punto io ho l'obbligo di controllare i dati che ho inserito. Clicco qui sopra e ciao, controlla dati iscrizione. Quindi noi andiamo a vedere qua, trovo nome e cognome, data di Colombia, data di nascita, perfetto, la classe frequentata, la mail, l'indirizzo, i telefoni di riferimento, l'allergia che ho indicato, la fascia d'età, fascia di appartenenza, poi le settimane 3 che ho segnato di partecipazione, la mensa sì, preaccoglienza, l'importo, e mi indica anche la data di registrazione dell'avvenuta iscrizione. Quindi questo può anche essere utile perché, avendo posti limitati, prima mi iscrivo, data di iscrizione poi fa testo, prima vengo a far parte del gruppo del Crest, e poi anche il consenso, chi l'ha espresso, in questo caso mio padre Mario Colombi. Ok, confermiamo. Quindi io a questo punto ho confermato l'iscrizione. Con la conferma dell'iscrizione mi arriverà una seconda mail, vado a riaprirla, che mi dice che è stata completata l'iscrizione. Ecco qua. A questo punto io potrò avere questo codice di riferimento, che sarà quello che dovrò portare al giorno dell'iscrizione, o meglio l'iscrizione al giorno della misura della maglietta e del saldo della quota. Quella data sarà o l'11 di maggio o il 12 di maggio al pomeriggio in oratorio, dalle 2:30, dalle 14:30 fino alle 18. Penso che se ce l'ho fatta io possiamo farcela un po' tutti, quindi avvia con le iscrizioni. Grazie, arrivederci, ciao a tutti.